Quando Dio Padre ha pensato alla nostra creazione e alla nostra esistenza, aveva di fronte il suo Figlio unigenito, primizia di coloro che risorgono dai morti. Noi siamo frutto dell'esuberante amore di Dio. Solo l'esercizio dell'amore, allora, è l'accoglienza di colui che per amore nostro ha dato la vita, può darci la certezza che stiamo camminando sulla strada giusta. Un cammino dunque che comincia sì su questa terra, su questo esilio terreno, ma che ha una meta celeste, la vita eterna in Dio. Fratelli e sorelle, abbiamo ripetuto più volte nel Salmo responsoriale il ritornello dell'amore del Signore è piena la terra. Inebriamoci allora di questo amore, lasciamoci raggiungere e trafiggere il cuore come i giudei nel giorno di Pentecoste, perché anche noi, ricchi e pieni della presenza di Gesù, possiamo spandere nel mondo il buon profumo della sua resurrezione, garanzia della nostra resurrezione, garanzia del nostro futuro di vita eterna. Sia lodato Gesù Cristo.